secondo Dio o secondo gli uomini? In questa pagina di Vangelo Gesù scandalizza Pietro e gli altri apostoli. Inizia a parlare della sua morte, del suo fallimento. Pietro si ribella alle parole di Gesù, vorrebbe correggerlo. Desidera un Dio diverso da quello che Gesù gli sta rivelando. Sono disposto ad accogliere la croce come parte fondamentale per la mia crescita e la mia conversione. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Gesù, dopo essere stato riconosciuto da Pietro come il Cristo, profetizza il suo arresto e la sua morte. Annuncia anche la sua resurrezione, ma tale aspetto viene ignorato. Profetizza il fallimento più totale, aggiungendo che ciò sia necessario. Gli apostoli, dopo tanti sacrifici, desiderano invece la gloria. Forse qualcuno sogna di prendere il posto dei potenti e di comandare. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Pietro non accetta che si possa fallire. Senza volerlo, vorrebbe un Dio secondo la sua volontà. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Pietro viene qui rimproverato come non mai. Pensare secondo gli uomini voleva qui dire opporsi al male con il male, togliere l'ingiustizia con la violenza. Pensare secondo Dio è invece trasformare il male in bene. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà». Rinnegare la fame di possedere, prendere le proprie ferite, consegnarsi nelle mani di chi fin dall'eternità ci ama. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Ma ciò a cui tengo è davvero importante. Perdiamo noi stessi nel cercare soluzioni giuste a problemi che non esistono. Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Cioè, alla fine dei tempi, saremo guardati per quello che siamo, niente apparenze, la nostra vita a nudo, senza possibilità di nasconderci. Sarei disposto a farmi vedere per quello che sono? Come porto le mie ferite?